E crisi idrica pesante nella città di Ragusa. Le zone più colpite sono quelle di Contrada Selvaggio, via Pestum, via Perlasca, insomma le più abitate e popolose. Da diversi giorni l'acqua non giunge negli appartamenti e così i cittadini sono costretti a provvedere o autonomamente con la minerale o con servizi privati o a telefonare più e più volte ai servizi di autobotte comunale, che però non hanno impedito agli abitanti di diverse palazzine di trascorrere un fine settimana senza acqua. Cosa si può fare a parte la danza della pioggia, che non sembra proprio una grande soluzione? Ibleacqua ha attivato dei numeri di telefono aggiuntivi per richiedere autobotti e segnalare disservizi, attivi dalle 8:30 alle 17:30 tutti i giorni, sabato e la domenica dalle 9 alle 14. Questa è la comunicazione del comune di Ragusa, anche se a dire il vero le ironie sui social in merito alla tempestività del servizio si sprecano. Vedremo cosa accadrà. Certo è che si preannuncia un'estate molto, molto difficile.